Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi nuovo progettino fai da te, molto molto veloce, in cui andremo a realizzare una cavigliera. Per realizzare questo progettino andrò ad utilizzare un kit che ho utilizzato anche in uno degli ultimi video poco tempo fa, dove sono andata a realizzare un braccialetto con delle conchiglie. All'interno del kit c'erano due catenelle, ne ho utilizzata una per quel video lì e l'altra andrò ad utilizzarla oggi. Non c'è nient'altro da dire, direi di partire subito con il video. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video sul canale. E se volete vedere altri video di questo tipo qui, arriviamo a 20 like e 10 commenti sotto il video. E niente, partiamo! Dunque, questo è il braccialettino che ho realizzato in uno degli ultimi video. Assieme al kit c'era un'altra catenella che vado ad utilizzare oggi. E sempre insieme al kit c'erano anche degli anellini dorati e delle stelline dorate, e anche queste andrò ad utilizzarli oggi. Allora, oggi voglio realizzare una cavigliera. Apro l'anellino spostandolo verso in avanti o indietro, infilo una stellina. Quindi stellina inserita, adesso posiziono l'anellino sul primo anello della catenella e lo vado a richiudere riportandolo alla posizione iniziale. Prendo un altro anellino, lo riapro, inserisco la stellina e questa volta salto due anellini della catenella e lo posiziono sul terzo, richiudo . Continuo con lo stesso procedimento . Salto due anellini e lo posiziono sul terzo e richiudo. Allora, 1, 2 e inserisco sul terzo. Sono arrivata a metà, io continuo e ci vediamo alla fine con il risultato finale. Eccola qua finita, questa è la cavigliera che ho scelto di realizzare io, molto molto semplice, però se volete potete alternare le stelline, per esempio con delle perline colorate, in modo da dare un tocco in più al braccialetto volendo, e questo qui sarebbe più o meno il risultato. Oppure ancora, se vi è avanzata qualche conchiglia del braccialetto, potete aggiungere una di queste al centro o su uno dei lati, in base a dove volete posizionarla poi sulla caviglia. E con questa stessa catenella, realizzandola però più lunga, si può trasformare facilmente in una collana. E niente, con questo è tutto. Il risultato finale direi che è molto molto carino e molto elegante. Come vi dicevo all'inizio del video, questa ha la lunghezza per essere indossata sulla caviglia, ma ovviamente utilizzando lo stesso identico metodo, ma modificando semplicemente la misura della catena, quindi più corta o più lunga, si può utilizzare come braccialetto se più corta o come collana se con la catena più lunga. Se volete vedere altri video di questo tipo o altri modelli di cavigliere, ricordatevi di lasciare un piace al video e un commento. Vi lascio giù nell'info box tutti i link per recuperare questi materiali qua. Se avete bisogno comunque mi potete sempre contattare nei commenti. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video sul canale. E niente, con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!